Questa mattina l'ho scritto in maniera poetica, un po' mia, insomma, in un post, ma ora lo dico a voce così. Effettivamente stiamo vivendo un tempo molto difficile. Penso politicamente, eticamente, l'istruzione che va verso la distruzione. E poi per quanto mi riguarda, perché viviamo in un'epoca autoreferente, io devo dire che avverto in maniera estremamente palpabile che sta per arrivare la ricorrenza, un anno dalla morte di mia madre, e questo mi fa rivedere una sorta di film e mi fa rivedere quanto sia cambiata la mia vita. Se la pandemia aveva comunque sconquassato le cose e i piani di ognuno di noi, poi la vita provvede ad altro. Ed ecco quindi che mi sono trovato, pur avendo una sorella che si dà da fare tantissimo, mi sono trovato a cambiare i miei ritmi e a cercare di dare presenza, perché mio padre è autosufficiente, presenza a un uomo che ha avuto per 64 anni in un contenitore, che è la casa dalla quale parlo, una moglie. Una presenza che comunque con le parole, con dei gesti ben precisi, con delle cose che faceva solo lei e lui demandava, ha riempito la vita. Ecco, io ho dovuto, per un'esigenza personale, perché lo ritenevo un dovere morale personale mio, cercare di andare incontro a questo vuoto e riempirlo sicuramente anche in modo un po' a volte sgarbato, in un modo a volte sconnesso, perché io sono parte di mio padre, come sono parte di mia madre, ma sono allo stesso tempo un essere. E quindi ho fatto tutto il possibile, ma mi sono accorto che nell'ultimo anno mi sono diviso tra due cose. Mio padre, che resta e sarà sempre la cosa principale, come quando c'era mia madre, io dicevo durante delle questioni anche legate lavorative, riunioni, prima viene la famiglia. Poi viene il lavoro, il dovere professionale, la mia mission, che è insegnare e non fare il burocrate, cosa che invece adesso sta succedendo un po' in tutte le università. C'è una vera rivoluzione. Comunque dicevo, mi dividevo e mi divido tra due cose. Questa è la mia vita. Il mio incontro sociale avviene il giovedì e il venerdì, quando faccio lezione, avviene quando riesco a partecipare a qualcosa, non si sa mai quando e perché, proprio perché do una priorità di cui parlavo prima. Non vado a concerti, ho lavorato per la Maria Stuarda, felicissimo di lavorare per questa cosa, perché è il mio lavoro, quello di fotografo, il didatta arriva dopo. Ma per fare tutto ciò ho dovuto veramente, veramente fare quasi delle follie, dirò di più, fare quelle pazzie che si fanno quando si è giovani, ci si innamora e per quella ragazzina si attraversano mari e monti, non esistono orari, non esiste più tutto questo. Ecco, il mio mondo è diventato, in questo momento, non sarà sempre così, questo.